31 dicembre 2020. Adobe Flash Player andrà in pensione. Centinaia e centinaia e centinaia di giochi Flash periranno. Quindi, prima che ciò accada, un'ultima giocata, prima che sia troppo tardi. Ragazzi, ben ritrovati da AndroLink91 e benvenuti in questo nuovo video. Il titolo lo so, è un po' così, no? Fa un po' pensare al peggio, ma ragazzi, se voi non avete mai giocato i giochi Flash, quelli che girano sul web da decenni ormai, e allora mi sa che non potete capire quello a cui si sta per andare incontro. Io ho cercato su internet Most Popular Flash Games perché ricordo giusto 3 o 4 titoli tra quelli più importanti, ma ne ho giocati davvero davvero tanti e quindi insomma ho detto digitiamo parole chiave e vediamo cosa esce fuori. Alcuni di questi me li ricordo. Altri no, tipo Bloons Tower Defense 3. Tre ne hanno fatti, mica uno. Ma qua spunta Line Rider, cioè Line Rider, davvero? Facciamoci una partitella veloce. Ah, è un'app ora. Il gioco era questo: tracciavi una linea e ti vedevi il lumino che andava a morire male. Già. E casca per sempre, casca, non ha una fine. Io ricordavo che avesse una fine. Allora facciamo così. E vediamo un po' che succede. Ricominciamo, no? Allora vediamo questa qui. La facciamo andare così. E poi qui che si riprende. E non lo so. Poi scende. Ah, ecco! Ora è molto meglio. Allora facciamo così, no? Dato che questo va qui. Facciamo il giro della morte. Loop di loop. Poi va qui e fa una cosa molto brutta, sembra. Quindi andiamo qui, poi questo fa così e poi casca. Beh, non funzionerà mai, ma vediamo perché avevo una cosa diversa in mente, ma non ha mai la velocità giusta. Vediamo un po' se funziona così. No, non funziona. Ragazzi, posso dire una cosa? Me lo ricordavo più divertente. Abbiamo Street Hawk Hot Wheels. Yeah! Ah, c'è anche la musica. Per volare? Ah, le frecce, non WASD. Ok, mi pare un po' strano, ma ho letto che con il turbo si dà con. Vabbè. Sì, sto mancando tutto, tra l'altro. Oh, calma. Però vola, zio. Fammi spazio per busti, vabbè. Il diavolo era. No, scendi, scendi, scendi. Ma quei barili cosa fanno? Danno cose brutte, cose belle? Certo che è un gioco che si comanda come. Malissimo. Drifta, drifta per l'amor del cielo, drifta! No, non drifta. Aiuto! Quelli vanno, quelli esplodono. Oh, cavoli. Quelli d'argento però sono cose belle, forse. Eccolo, che okay, boost. Non esplodo malissimo. Boost, turbo boost. Hai visto Knight Rider, sa? Non avete mai visto neanche un episodio di Knight Rider o Supercar? Per quelli che profumano. Allora non capite nulla. Cioè non capite il riferimento, turbo boost. Abbiamo finito? Wow, che gara emozionante, amici! Finisce così. Ah, pensavo si bloccasse, sai com'è con sti giochi. Turbo Boost. Ma che. Sì, vabbè. Dai, su. Prendiamo la safe route. Se faccio qualche moneta sicuro. Turbo Boost. Questo è uno di quei giochi che io giocherei tipo per ore, se non avessi qualcuno che mi viene a fermare. Ma ho fatto un tempo migliore di prima? For No, questo è il record massimo. Decentratissimo, va bene. Ah, new best! Vai. Sono molto contento. Abbiamo Cannon Boom. Ma è il gioco dei barili con Donkey Kong? Ma. Ok,
Sul serio? Cioè, questo è Donkey Kong. Al posto di Donkey Kong ci sta sto coso. Sta pallina buffa. E buffa non lo intendo in termine buono. Buffa per dire boh. Ma tipo se io sbaglio cannone, cioè vengono generati di volta in volta? Oppure io se sbaglio sono morto, cioè non posso più cambiare. Perché se avete visto c'erano dei punti dove la palla non andava, c'erano i cannoni vuoti che davano sul nulla. Tipo adesso, non lo so. Boh. Sì, vengono generati sicuramente di volta in volta, vabbè. Insomma, un giochino per passare qualche piacevole minuto che... Da mettere in pausa se fosse un'app e da riprendere appunto quando hai tempo e voglia di sbregarti su sti giochi flash che stanno per morire tutti. E che bella cosa la vita, eh? Adobe Flash, tanto caro eri, però sei stato superato da tipo la morte. Abbiamo anche Super Mario Odyssey, però attenzione. Se c'è un gioco però che ricordo con estremo piacere è Icy Tower. Ci giocavo tipo sempre, era un gioco anche scaricabile, non solo Flash, ed era divertentissimo. E non c'era questa musica del diavolo. Il nostro obiettivo è raggiungere la cima della torre, che non c'è. Usa le frecce direzionali e la barra spaziatrice. Se salti, se corri veloce, salterai più alto. Ah, e possiamo fare il salto a muro come Super Mario, certo. Un salto triplo, attiva la combo. Ah, è cambiato anche questo parecchio, raga, mamma mia. Ma co... Cos'era quello? Ma... Non era così difficile. Giuro che ero più bravo, sono arrivato al centesimo piano. Dico sul serio. È cambiato tantissimo dall'ultima volta. Accidenti a me. Una volta che si raggiunge il quinto piano, iniziano a cadere i piani. E quindi bisogna essere molto veloci. Se si casca di sotto, si perde praticamente. Ecco, io ragazzi, non so, ma me lo ricordavo più eccitante di così. Non è che fossi tanto giovane quando ci giocavo, quindi non è una cosa dell'infanzia che ti ricordi nostalgicamente, capito? Ah, perfetto. Invece no. Harry Up ha aperto, ciao. C'è qualcosa che non quadra, ragazzi. C'è qualcosa che non quadra. Tra l'altro... Mi ricordo che i piani erano tutti quanti diversi. Si partiva dal ghiaccio, mi sembra, e si arrivava fino in cima che c'erano arcobaleni, terra, vetro. Era molto molto diverso. Vabbè, ricordi un po' particolari, ma no, non era quello che giocavo io. Se c'è qualcosa che però non cambia mai, è sicuramente Happy Wheels. Quello ne sono sicuro, questo è rimasto uguale uguale come sempre, vero? Mamma mia, che musica! Proprio ti fa capire la potenza. Corsa ostacoli, cominciamo. Abbiamo. Ma sono questi personaggi? Ah, perché non è la versione completa. Ah, pensavo di sì, ok. Com'è che si giocava? Ah, così, ok. Abbiamo già perso. Non è cambiato di una virgola. Non era R per ricominciare. Come si ricominciava? Ah, nonno! Aiuto! Ok, però attenzione, attenzione. Stiamo ancora andando, nonno. Ok, nonno, ce la facciamo, ce la facciamo. Buono, buono. Ce la facciamo. Sonda, ragazzi. Ok, ce l'abbiamo fatta. Voglio finirne. Beh, funziona, ragazzi, funziona? Non vorrei dire, ma funziona. No, sono di là, di là, di là. C'è anche il cuore, un pezzo di corpo.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Dai. Oh, che fatica, ragazzi. Se questo è così a giocarlo tutto quanto. E te vai a quel paese pure tu. No, nonno, dai che c'è. Nonno, mamma mia, nonno. Yuppity flip. Ragazzi, ma cos'è questa partita? Ok. Buono, buono, nonno. Dai, che ce la facciamo. Dai, su, l'ultima partita è Happy Wheels. Voglio riuscire a fare il livello. Che poi ci ho giocato tantissimo a Happy Wheels, quindi so come giocare. Chi è? Guarda come impenna. Però come impenna, aspetta. Devo andare dritto, nonno. Allora, così impenni, bravo, fai. Cavallo, bravo, cavallo, sì. Però no, ma... Tanto le gambe non ti servono. Se non ti serve neanche il resto del corpo, va bene. Ma ci dimentichiamo anche di Coop, ragazzi, bellissimo gioco. Stupendo. Che mamma mia. Ma erano davvero. Ma poi non è neanche tanto vecchio sto gioco. Cioè, 2008, sì. In avanti, possibilmente, in avanti. Dai, che ce la fai. Dai. No, più. Aspetta, ma così ce la facciamo? Non fare la spaccata. Spaccone! Spacco! Sì, vabbè, il record per andare indietro facciamo qua. Vuoi o non vuoi, funziona. Vuoi o non vuoi, sta funzionando, raga. Sta funzionando. No? Però c'è una cosa a cui non ho mai giocato, sapete? Stick Fight. Non l'ho mai provato. Eppure è molto molto conosciuto. 1 milione di partite, non da me probabilmente. Multiplayer coming soon. No. Ah, ok. Ah, devo attaccare al momento giusto. Ok. Va bene. Ma non è facile. Ok. Questa è la via della spada. Bene. Ok, sì, ci siamo. Ho attaccato! Oh, però ci sto prendendo la mano. Arriva il boss o... No! Maledetto! 30 minion, c'era il boss allora, no? Potere del cancio! Ho vinto! Yeah! È vero, Yeti Sports! Pingu Throw, oh mio Dio ragazzi, però non mi ricordo come si gioca. Eccolo. No, c'è un modo per prenderlo bene. Ecco, proprio a colpirlo proprio in basso. Bene. Questo qua quanti ricordi, ragazzi, con questo. Le ore, proprio le ore. Porca miseria. La cosa divertente è che questi pinguini godono nel farsi lanciare. Wow. 4 5 5 rimbalzi, più di 5 rimbalzi. 169. No, allora scusami, devo arrivare a 200 allora. E comunque sia, erano giochi per svagarsi dopo quelle 10 ore passate attaccati alla console. Dici, sai che c'è? Mi svago un po' quei 10 minuti con un gioco flash e poi riprendo peggio di prima. Ed era così per tutta l'estate, tutto l'inverno, quando c'erano le vacanze di Natale.
perché un minimo i compiti, insomma, li dovevi anche fare. Poco, ma dovevi farli. Oh, ragazzi, questo proprio ho vinto tutto con questo lancio. 170... Oh, record! Record! Comunque, ragazzi, forse questo era un patetico tentativo di rivivere un po' quella che è stata, quelli che sono stati i primi anni di adolescenza, comunque. Con giochi flash che stanno ormai per volgere al termine della loro vita. È un po'... un po' una perdita, se vogliamo, no? Questi giochi flash sono stati una grande parte di internet e ora devono trovare il modo di adeguarsi alle nuove normative per non sparire per sempre nell'oblio. Insomma, speriamo che non se ne vada un altro pezzo di infanzia come è già successo per tante altre cose. Crescere ha i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. Me ne farò una ragione.